tutti, oggi ho deciso di preparare con voi una buonissima e sofficissima torta di mele. Io sono una fan accanita delle torte di mele e diciamo tra tutte le ricette che ho provato questa è quella che maggiormente mi ha soddisfatto. Vediamo come preparare con voi e con il nostro Monsieur Cuisine Connect, ma vi ripeto ancora anche con il vostro Monsieur Cuisine Plus, questo dolce morbido, umido e sofficissimo. Ecco a voi gli ingredienti e la preparazione con il procedimento passo passo. Vediamo gli ingredienti per preparare la nostra morbidissima torta di mele. Innanzitutto prendiamo 700 g di mele e 350 g li taglieremo a tocchetti, mentre 350 g li taglieremo a fettine. Questa parte ci servirà per la decorazione della superficie della torta, questa parte per l'interno. Ovviamente irroriamo le mele con del succo di limone affinché non anneriscano. Poi prendiamo 3 uova intere, prendiamo 120 g di burro morbido, 60 ml di latte, 300 g di farina, 150 g di zucchero, una bustina di vanillina, una bustina di lievito e della cannella. La prima cosa che facciamo, dopo aver appunto tagliato le mele, è mettere lo zucchero, la cannella e la vanillina nel nostro boccale per polverizzare lo zucchero ed aromatizzarlo con vanillina e cannella. Vanillina e mettiamo anche la cannella. Dipende da quanta cannella vi piace usare. A me la cannella piace molto personalmente, quindi vado ad abbondare un po'. Dopodiché rimettiamo il nostro boccale, chiudiamo il coperchio ed impostiamo velocità 8 per 25 secondi, in modo che sia ben polverizzato e ben mescolato. Terminata la polverizzazione dello zucchero, aspettiamo un pochino che si depositi la polvere che si è creata all'interno, dopodiché apriamo il boccale ed inseriamo in quest'ordine le 3 uova, il burro morbido, fatto in piccoli pezzi, il latte, la farina come ultimo ingrediente e andiamo a mescolare a velocità 5 per 2 minuti. E quindi non mettiamo per ora né lievito e nelle mele. Abbiamo detto velocità 5 per 2 minuti. Terminata questa fase, andiamo ad aggiungere il lievito e andiamo ad impostare velocità 5, ma stavolta soltanto per 30 secondi. Nel frattempo andremo ad imburrare una teglia e andremo ad accendere il forno preriscaldandolo a 160 gradi in modalità statica. Finito di inserire il lievito, inseriamo le mele, ovviamente quelle a tocchetti, e andiamo ad impostare velocità 1, 20 secondi, modalità reverse. Preparazione è terminata, adesso andiamo a versarla nella teglia che abbiamo precedentemente imburrato. Questa è la nostra teglia, ho preso questa con un motivo a fiore che mi piace molto. Mettiamo, aiutandoci con una spatola, il composto all'interno della teglia.
Quindi andiamo a spalmare bene il composto nella teglia e a metterci sopra, posizionare facendo dei motivi decorativi le mele che avevamo invece tagliato a spicchi. Cerchiamo di livellarlo il più possibile, senza sgonfiarlo troppo, e mettiamo le mele, mi piace metterle così, concentriche. Adesso vado a sistemarle tutte e vi faccio vedere qual è il risultato finale. Questa è la decorazione della nostra torta, è terminata. Adesso io andrò a cospargerlo un po' con una manciata di zucchero di canna che dà quell'effetto leggermente caramellato che mi piace molto. Quindi prendo il mio zucchero e lo vado a spargere così sulla superficie. Non ne metto troppo perché altrimenti l'effetto è un po' brutto, invece così. Qualche pizzico sparso. Vado quindi ad infornare e terrò la mia torta in forno per circa 45 minuti. Ci vediamo dopo. Ecco sfornata la nostra buonissima torta di mele, vedete com'è ben colorita e come si è mantenuto inalterato il disegno, il decoro fatto sulla superficie della torta. Adesso andrò a tagliarne una fetta per farvi vedere quanto è soffice. Guardate, la torta è tagliata, è veramente alta e decisamente morbida come potete vedere dal mio dito. Spero la ricetta vi sia piaciuta. Vi invito a seguirmi sul mio sito www.messieriricette.it. Vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia e soprattutto ad iscrivervi a questo canale. Buona cucina a tutti!